storie, speciale di vivere e raccontare. Aracne TV, puntata numero 34. Cari amici, lontani e vicini, Antonio Bernardi e Felice D'Ambra sono sempre più compagni di scuola e di banco, che in modo diverso hanno creato una professionalità turistica ai massimi livelli per il mondo eoliano e oltre. Ragione Bernardi, chi è il cavalier Felice D'Ambra? Chi è il cavaliere Felice D'Ambra? Domandi proprio a me. È un veterano, ragion per cui può essere anche il mio maestro. Basta domandare a lui che tutti gli alberghi che ha diretto per renderti conto della grande professionalità di Felice nel mondo alberghiero. E penso che di esperienza ne abbia anche troppa. Il cavalier D'Ambra, e invece chi è il ragioniere Antonio Bernardi? Antonio Bernardi è stato il più grande, lo è ancora, il più grosso imprenditore di tutte le isole Eolie e non solo. La sua professionalità io ce l'ho sempre portata e la ricordo e lo dico con grande onore, perché la dimostrazione che abbiamo avuto entrambi quando nel 2006 abbiamo fatto un congresso a Lipari che chiedevano moltissimi alberghi. Noi abbiamo fatto, ma io per farlo ho detto mi devo parlare con Antonio, l'unica persona che dà sicurezza lì, perché così è stato. Siamo riusciti a mettere d'accordo tutti gli alberghi 4 stelle, 3 stelle, tutto ad un prezzo. Lui ha fatto una serata da favola al famoso ristorante centenario La Filippino e io ho fatto una serata all'Actea in piscina dove abbiamo veramente avuto un gran successo da set cinematografico che la gente ancora oggi ricorda. Questo è Antonio Bernardi, più grande professionista secondo me delle Isole Eolie e lo sta dimostrando ogni giorno sempre di più col suo Bernardi Group ancora integro. Ragione Bernardi, il ristorante Filippino è un monumento per le Eolie. Soddisfazioni, sacrifici e battaglie in 114 anni di vita della ristorazione e altro di famiglia. Una vita mi farei ritornare indietro con gli anni, una vita di bei ricordi, una vita di sacrifici, però anche di grande soddisfazione. Purtroppo in un ambiente, in un contesto eoliano vige sempre quella mentalità. Comunque andiamo sempre avanti perché siamo di vecchio stampo e spero prima di chiudere gli occhi di completare alcuni progetti che ho in mente di fare in maniera tale da lasciare un ricordo indelebile a tutta la comunità. Al mio amico Felice sarà il primo a essere invitato perché oltre alla sua grande professionalità ci unisce un affetto da una vita di compagni di scuola, da una vita che ci conosciamo, da una vita che siamo stati sempre delle persone molto equilibrate senza montarci la testa. E questo è il frutto di avere avuto dei successi. Cavaliere, tu hai visto nascere il turismo alle Eolie. Quale periodo politico ha viaggiato e lavorato maggiormente per il bene di questo turismo eoliano? Beh, dall'inizio degli anni 50 fino agli anni 80-90. Dopo non so spiegarmelo cosa sia successo, perché allora pur non essendoci grandi strutture come il Tritone, come l'Actea, come l'Arciduca, come il MEA, si andava a gonfie vele. Dopodiché è crollata le Terme di San Calogero negli anni 70-75,
poi c'è stato un calo di un turismo che non capisco ancora oggi. Ecco, Antonio, in quante fasce o nicchie si suddivide il turismo eoliano e, secondo la tua grandissima esperienza, su quale fascia bisogna andare? Noi alle Eolie possiamo fare benissimo un turismo medio-alto, soltanto dobbiamo capire, perché è molto difficile farlo capire agli altri. Io le idee ce l'ho abbastanza chiare, ma molti ancora non ce l'hanno chiare. Pensano che abbassando i prezzi si riescono a riempire le strutture, ma senza capire quello che spendono giornalmente per le spese notevoli del personale, del contributi, delle imposizione fiscale, della luce, dell'acqua, che paghiamo l'acqua a peso d'oro, e del patema di non avere l'acqua, e quindi sei costretto, almeno io ho fatto una cisterna di 300 tonnellate per avere una certa tranquillità, e con tutto ciò sono rimasto quasi all'asciutto se non provvedevo con le autobozze. Perché? Perché mancava l'acqua, il distillatore non produceva, le navi non arrivavano, la richiesta e l'assegnazione era molto esigua confronto all'effettivo bisogno della quantità d'acqua per il turismo e per l'ambiente dei nostri concittadini. Ragion per cui, se in qualsiasi cosa non c'è una lungimiranza per programmare le cose nella maniera giusta, in maniera tale che non incide in nessuna attività, non si va mai avanti. Purtroppo anche noi qua adesso abbiamo da fare con una nuova amministrazione che è sinistroida e che buona parte non ha mai lavorato in vita sua, ragion per cui adesso si fanno delle cose alla Carlona oppure solo per cattiveria. Non vado oltre perché altrimenti allunghiamo troppo. Sì, certo. La Carlona diventa una Carlona. Felice, sì. Dove devono lavorare e spingere maggiormente gli operatori turistici eoliani, secondo te? Anche se Antonio è stato di una chiarezza veramente limpida come il mare delle Eolie. Ma non ci sarebbe molto da spingere, ci vuole l'assistenza anche, diciamo che non dipende soltanto dagli operatori, gli operatori hanno necessità dell'amministrazione, perché è quella che deve aiutare, non soltanto assillare. Una struttura alberghiera non può stare senza, scusa che qui c'è una persona che mi, ecco, le cose senza acqua, ma non è possibile, umanamente è assurdo una cosa del genere, e ci vuole comprensione, aiuto, perché gli operatori lavorano, e lavorano, non è una che si lavora così in una struttura alberghiera, il personale va pagato e vuole essere pagato, non è che una miniera di lavoro, sì, perché sono grossissimi sacrifici per portare avanti una struttura alberghiera. Io ho fatto lo start-up di parecchi alberghi dal primo nel 1974. Da allora mi chiamavano, oltre a lanciare la struttura, mi chiamavano da tutte le parti per fare lo start-up. Lo start-up significa che io devo arredare l'albergo dall'A alla Z, dallo stuzzicadenti al letto, al divano, a questo, e l'ho fatto ultimo. Ho gestito una struttura alberghiera Charm e Relax, dove avevo i migliori tour operator del mondo. Eppure anche i tempi, diciamo già nel 1996-97, avevo una mezza pensione che costava 145 euro. Ma io ho avuto il mondo, qui i prezzi non si devono abbassare,
abbassare i prezzi, come dice Antonio, significa rovinare il turismo. Non è possibile che una struttura alberghiera possa dare una camera 20, 30, 40, 50 euro. Ma stiamo scherzando. Quelle se ne vanno in così, perché la biancheria viene cambiata tutti i giorni. È un insieme di cose. Quello che dice Antonio è giusto. È l'amministrazione comunale, ma anche gli operatori di alberghieri devono stare attenti. Non rovinare il turismo facendo abbassare i prezzi. Non è così. Certo. Antonio ha perfettamente ragione. Il prezzo è giusto per il servizio, avere un servizio di qualità. Io insisto sempre sull'accoglienza e l'ospitalità che bisogna dare a tutti quelli che vengono. Bisogna ringraziare questi turisti. Nostro stare con attirargli il collo, no, è sbagliato, sbagliatissimo questo. Non è turismo questo. Antonio, da grande ristoratore, da albergatore, da doppio armatore, prima con le famose barche per fare il tour delle Eolie, quindi in tempi non sospetti, e poi con i collegamenti con le grandi navi, in quale ruolo hai avuto maggiormente soddisfazione? E in quanto la politica locale e regionale è stata vicina nei vari settori? Ma direi molto poca, per la semplice ragione che l'Italia ha delle norme e delle regole che sono troppo farraginose per poter risolvere i problemi nel più breve tempo possibile. E nello stesso tempo non abbiamo avuto mai una amministrazione regionale vicina all'operatore. È una politica, anche sulle cose più banali si pensa sempre a obiettivo o portafoglio elettorale. Io non sono mai stato d'accordo, e quando mi è stato possibile, anche con l'esperienza che ho fatta con la società di navigazione che avevo creato, avevo avuto una grande fortuna di conoscere l'onorevole Merlino, che era di Paroto, e effettivamente mi ha dato una mano. Io avevo creato una linea fissa da Porto Rosa a Lipari e rientro giornaliera, e ho avuto una mano di aiuto. E l'obiettivo della società non era quello di fare solo le escursioni nelle isole, l'obiettivo era di creare una società eoliana da poter fare noi gli orari secondo le nostre esigenze, secondo quello che avevamo di bisogno, secondo il momento, per la semplice ragione che quando un gruppo che mi arriva a Catania alle 7:30, 8:00 e non può più arrivare a Lipari, oppure se arriva, se viaggia, se ci concedono la nave alle 9:00, perché ormai siamo in balia delle onde, ragion per cui una volta per la questione tecnica che c'è un guasto, una volta per la tramontana, una volta per lo scirocco, sono più i viaggi annullati che i viaggi che fanno. Però una volta li pagavano secondo il migliatico percorso e quindi avevano l'interesse di viaggiare. Adesso non sono pagate per il migliatico percorso, ragion per cui hanno tutte le scusanti giornaliere e naturalmente solo esclusivamente per il loro tornaconto personale. Cavaliere, i tuoi riconoscimenti come benemerito dell'Associazione Albergatori d'Italia prima, poi come benemerito del turismo della Regione Sardegna, il famoso Golden Help Award ricevuto a Berlino nell'89, se ricordo bene, come hanno segnato i 50 anni di professione per l'accoglienza? Ascolta Gennaro, prima di continuare io voglio
parlare di Antonia, che ha detto un nome che a me ricordo sempre, l'onorevole Pino Merlino, originario delle Eolie, che ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente proprio a Berlino nel 1989, dove io sono stato premiato con i Golden Award. Pino Merlino è stato l'unico della regione Sicilia a portare un aereo da Palermo con il folklore siciliano, chef di cucina, metro di hotel, alimenti a più non posso, tonno, pesce spada, eccola là. Ha creato una serata al famoso albergo Schwarzerhof di Berlino, dove c'erano 500 ospiti di tutte le parti del mondo, e tra le quali c'eravamo io, Aldo Datoli e Giornino Casali, è una figura peroetro eoliana che non ricordo il cognome. Ma in quel giasera la Sicilia è volata sull'Olimpo del turismo mondiale grazie a Pino Merlino. Questo che dovrebbero capire oggi la regione siciliana, con tutti gli assessori che si sono succeduti e che ci sono ancora oggi. Sembra che le fiere siano, nessuno frequenta più le fiere del turismo. È sbagliato, bisogna essere presenti, come era presente Antonio Bernardi o Angelo Paino, suo genero. Erano sempre attivi, lo sono sempre stati. Bisogna continuare, ma soprattutto a trattare bene i clienti. Oggi c'è, non dico una cattiva, ma bisogna curare enormemente quello che è la ristorazione eoliana. Questo va curata come l'assistenza di tutti i turisti. Ecco. Ragione Bernardi, secondo te che estate si annuda fra la situazione dei fanghi di vulcano, l'allarme Stromboli, la tarantella degli ombrelloni del solo pubblico? Bisogna convivere e chiudere un occhio o dialogare ancora di più? No, bisogna dialogare e nello stesso tempo far capire che le esigenze di una zona turistica sono diverse da quelle che potrebbe avere una città normale. Sono molto, ma molto diverse. E la gente che è abituata ad andare in vacanza non preferisce solo la vacanza di star bene dal punto di vista di dormire, di mangiare, ma vuole anche la possibilità di svagarsi. Di pensare che si tratta di una vacanza, ragion per cui la possibilità di andare in discoteca alle 2 di notte, andare a bere una bottiglia di champagne o un buon rum, ma deve averla la possibilità. Se tu gliela precludi, stai tranquillo che quella gente l'abbiamo persa. Io ho avuto modo di constatare personalmente, per esperienze personali, un tavolo di 8 professionisti che veniva alle Eolie da 10 anni, 12 anni, l'anno scorso mi disse: Antonio, dice, questo è l'ultimo anno che veniamo alle Eolie, dice, per la semplice ragione che dopo una giornata di barca, se la sera vogliamo stare 2 ore, 3 ore in discoteca e andare a letto alle 4 del mattino, alle 6 del mattino, dice, nessuno ce lo vieta, anche perché non abbiamo il problema della sveglia, non abbiamo il problema, siamo rilassati, dobbiamo fare la vacanza e adesso non lo possiamo più fare. Cosa veniamo a fare alle ore? Per andare a fare il bagno? Ci sono anche altri posti che si può fare il bagno molto, o meglio forse delle ore, con più attrazioni e con più servizi. Ora, se non si entra in quest'ottica, non andremo mai avanti. Bisogna solo e esclusivamente lavorare per il turismo, non per fare le beghe personali,
l'ostruzionismo, il dispetto e via di seguito, che fine è? Non è un tipo di politica che porta dei benefici, ma è soltanto un modo come distruggere quello che hanno creato gli altri. Cavaliere, tu vai, vieni, tocchi tutta l'Italia sempre. Il tuo ultimo viaggio a Lipari, ricordi, impressioni, benedizioni e anche un famoso mormoriare? Vabbè, io ricordo, sono stato il periodo di Pasqua, ho trascorso 15 giorni a Lipari, nella mia casetta, tranquilla, non ho stato bene, ho cercato di stare con gli amici. E ho assistito all'operazione della processione di Pasqua che non vedevo da moltissimi anni, e allora ti dico che sono stato chiaramente bene, perché io amo il mio paese, chiaramente vorrei che fosse veramente alla grande altezza di tutte le altre città turistiche. La Sardegna è Sardegna, la Sardegna è l'isola della vacanza per eccellenza, non ha la nostra grande cultura siciliana, non ha le grandi arti che abbiamo noi, il museo a Lipari, però ha una naturale bellezza delle spiagge, del mare, che sono anche protette di queste cose, ma anche è lo che ha. È personale degli alberghi, la mentalità atavica dei sardi, la tradizione che continuano a mantenere, il folklore che lì non c'è, si vergognano del folklore. La Sardegna vive di queste cose. Guardate la festa di Sant'Efisio di Cagliari, che richiama migliaia di turisti da tutte le parti del mondo. Una processione che prima di passare il santo viene infiorata da centinaia di costumi di uomini e donne che vestono sacrosantamente bene il loro costume, che sono grati a questo. Passa il santo, prima del santo mettono i fiori, petali di fiori, e ci sono anche le tribune per assistere a queste persone che arrivano dal Giappone, dalla Cina, dall'Australia, dall'America. E questo fare anche turismo. Bisogna fare anche queste cose. C'è un gruppo folcloristico a Lipari. Io lo vedo solo, ho visto una volta lì a Marina Corta. Chiamati dai miei nipoti, Bartolo D'Ambra e Mimmo Zino, che c'era un gruppo di tedeschi e loro hanno portato il gruppo folcloristico per dargli il benvenuto. Dell'accoglienza, e questa accoglienza del mare. Ecco, hai fatto un nome, il museo. Antonio, tu gestivi anche l'ostello della gioventù quando era al castello di Lipari, no? Ma questo museo di grandissimo spessore archeologico a livello mondiale, perché non decolla ed è visitato solo dal 5% del mondo turistico? Secondo il mio punto di vista non decolla per la semplice ragione che dipende solo esclusivamente da chi dirige o di chi dà delle esposizioni. Il museo innanzitutto dovrebbe qualificare tutti i vari in atto, li chiamano impiegati, ma dovrebbero essere delle guide che spiegano in modo esauriente l'importanza del museo, cosa c'è da vedere dal Neolitico in poi e via di seguito, le varie fasi di sviluppo del museo che oggi è di risonanza mondiale, però quando entrano e non trovano l'accoglienza di nessuno che le spiega, se non c'è solo esclusivamente la guida, è come andare a vedere una partita di calcio senza avere l'arbitro, l'allenatore che dà le giuste direttive per quello che devono fare. Il vecchio detto eoliano, upisci fete da testa, è un vecchio detto
di saggi euriani, ragion per cui in tutte le cose questo è questo aggettivo è appropriato. Certo, e da due intenditori di pesci come voi, insomma, possiamo riempire le spasole. Cavaliere, la Leotta, col suo matrimonio, che ha avuto veramente una risonanza magnetica, quanto influenzerà il futuro turistico delle Eolie? Il suo matrimonio a Vulcano, naturalmente, per chi non lo sapesse ancora. Ma no, il turismo, io vedo un futuro per le isole Eolie, cambiando un po' la mentalità turistica, per le cose, anche per delle banalità. Pavallippa, io quando sento parlare pasta che il ragù di Totani, ma quale c'entra il ragù dei Totani? Il ragù lo fanno a Bologna. Allora a casa nostra chiamiamo sugo di Totani. Sono banalità. Ma perché modificare un ragù? Ma cosa c'entra? Io ti voglio parlare un attimo di quando prima che ho saltato i miei premi. I miei premi me li hanno dati perché io faccio il mio mestiere, è quello di fare il turismo. Sono nato, cresciuto, nato a Vulcano. Da lì sono sbarcato in giro per il mondo, in Sardegna. La Sardegna mi ha adottato. Sono un benemerito del turismo della regione Sardegna, una pergamena firmata dall'assessore regionale. Sono cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Firma presidente della regione Sardegna e firma di Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio 2004, e di Arsenio, come si dice, Ciampi, presidente della Repubblica. Rispetto questo e faccio, mi comporto da cavaliere in tutti i sensi, rispetto per chiunque. Vorrei che veramente il turismo di Lipari fosse serio, e accontentare tutti. Viene, anche a Taormina vanno i mordi e fuggi, ci sono i cinesi, i giapponesi con la bandierina, però Taormina li rispetta, perché vanno, visitano, acquistano qualcosa, naturalmente un souvenir, e poi se ne vanno. Ma quelli saranno i turisti del futuro, perché quando vengono a vedere le isole Eolie o Taormina, vanno, ritornano se si trovano bene, ma se si trovano male non si torneranno più e parleranno male sempre. Col passaparola, molto importante. Antonio, ti sei sempre battuto sui trasporti guardando anche il cielo. E parliamo intanto di questi piani porti per le sei isole Eolie. Osservazione per chi da una vita lavora sopra il porto principale delle Eolie, il tuo bellissimo ristorante. A proposito del piano dei porti, abbiamo come associazione albergatori abbiamo presentato un documento facendo le nostre osservazioni. E ci vuole solo la volontà di fare, ma bisogna condividerle le cose, non farle solo perché c'è il contributo e facciamo il mercato del pesce all'arrivo degli scafi. Il turista non ha bisogno del mercato del pesce, oppure creare il mercato per il pescatore. Da una vita che lo portano a Marina Corte e continuano a portare a Marina. Adeguate il banchinaggio, adeguate l'attracchio, adeguate tutto e continuate a fare. Ma è un lato, dall'altro lato si sfrutta come zona turistica, come imbarco, sbarco per l'escursione alle varie isole. Abbiamo dei pontili? I pontili sono il benessere, per la semplice ragione che almeno io ho calcolato che oltre 200 barche possono approdare nei pontili attuali. Se le vogliamo togliere, cosa facciamo? Penso che sia un benessere che danneggia tutti, perché quando la barca
anche se non spendono molto, ma scendono per comprare l'acqua, il vino, la frutta o la pasta o il pesce, vi dicevo. Poi ci sono quelle barche grosse che fanno decine di migliaia di euro di cambusa, è ragione per cui è un tipo di turismo che non bisogna maltrattare, ma bisogna accoglierlo e darle tutta l'assistenza possibile e immaginabile, così quello ritorna la prossima volta e sa che ha la tranquillità di trovare il vino, il maseto, lo trova perché sono organizzati i vini di un certo rilievo, di una certa importanza. Vuole assaggiare il vino delle isole, lo trova. Vuole assaggiare un vino siciliano buono, lo trova. Ragion per cui i nostri negozi e enoteche vi dicevo sono ben organizzati e possono far fronte a soddisfare qualsiasi richiesta, quindi dobbiamo lavorare con una mentalità diversa, guardare avanti, non guardare alle spalle, guardare il pontile per vendere il pesce, ma finiamolo, cortesemente, ma finiamolo. Poi il pescato era una volta, quando c'era l'industria della Pumax, c'era l'industria del pesce, e c'era un poco di turismo. Ora, Pumax non c'è più, pescata non ce n'è più, cosa deve dire? Punta su almeno un obiettivo che hai la certezza di raggiungere e avere dei risultati. Io li classifico come non come una cosa importante e indispensabile, come un portafoglio elettorale. Il portafoglio elettorale porta benefici solo a determinate persone, basta. Non so fino a quale punto, però io rimango sempre nella mia convinzione. Io l'ho detto apertamente, il mio pensiero. Abbiamo anche mandato un documento come associazione albergatori. Speriamo che abbiamo dei risultati per la semplice ragione che siamo intenzionati a lottare per ottenere quello che è giusto, anche perché con un oculato progetto, e ce n'è già tre o quattro al comune che si possono vedere, da Bagnamare fino a Pignataro si potrebbe fare un banchinamento là sotto per fare attraccare quantomeno le piccole barche e riparare la diga dell'attuale porto di Pignataro, allungandola per ripararlo un po', verrebbe fuori un porto tranquillo e nello stesso tempo capiente. Allungare, per esempio, visto che il pontile commerciale deve essere sotto il monastero perché non può essere a Pignataro, né si può fare un porto adeguato per far attraccare la nave. Allunghiamo Punta Scaligi in maniera tale che lo scirocco quantomeno non entra e hai una zona riparata, e ne usufruiscono anche il pontile delle Riscapi se è riparato dallo scirocco, mentre quando c'è lo scirocco non si sa dove andare a attraccare. Comunque io non sono un tecnico, ci saranno i tecnici e le grandi menti a stabilire quello che si devono fare. L'augurio che qualcosa vada in porto. Cavaliere, per chiudere, i giovani eoliani devono sperare o rimboccarsi ancora di più le maniche, magari puntando sulla riapertura delle terme di San Calogero, non come monumento, ma proprio come attività termale? Ma certamente, devono sperare, naturalmente, rendersi sempre partecipi di tutte le novità che vengono nel mondo del turismo. È chiaro, le terme di San Calogero, non lo so, sono lì, sono le più vecchie terme che europee. È un peccato lasciarle stare lì naturalmente per quell'acqua che si butta a rendere sempre più lussureggiante il panorama che si vede. Bisogna darsi
datele, regalatele, perché li regalano a qualcuno che ha voglia di spendere soldi e andare avanti. I giovani devono essere più attenti. Certo. Posso intervenire a proposito? Certamente, Antonio. Io circa 45 anni fa feci una domanda al comune per avere in gestione le Terme di San Calogero. Ho fatto fare uno studio al Touring Club Italiano gratuito della potenzialità delle acque in maniera tale da poter fare un progetto con solo alla possibilità di sfruttare le acque e i fanghi. Ancora sono qua che aspetto. Ecco, Antonio, chiudi. Secondo te, con la tua vastissima esperienza vera, non fabbricata o prefabbricata, chi esce sconfitto oggi alle Eolie? La politica, il turismo o la storia? Non ho capito, scusami. Oggi chi esce sconfitto alle Eolie? La politica, il turismo o la storia? Ma penso turismo e politica. La storia rimane. La storia rimane, sì. E nello stesso tempo dobbiamo essere noi che siamo sull'orlo del tramonto di invogliare, spingere, spronare i giovani che vengono avanti, perché così facendo non fai altro che creare incertezze di futuro e nello stesso tempo non fai altro che spronare i giovani ad andare via. Ecco. Il ragioniere Antonio Bernardi e il cavalier Felice D'Ambra sono dei seminatori continui per il fertile terreno euliano e giorno dopo giorno invitano a non distruggerlo col concime sbagliato. Con il cavalier Felice D'Ambra, con il ragioniere Antonio Bernardi, salutiamo gli ascoltatori e lettori del notiziario espressi in oltre 100 paesi del mondo, 6 continenti, Aracnet TV e Radio Zimmari. Buona musica a tutti, grazie di cuore. Buon turismo a tutti, buon turismo a tutti. Grazie a voi. Ciao Antonio, ciao Gennaro. Ciao. E buon notiziario a tutti. Col cuore, anche buon appetito, visto che chiudiamo tutti il ristorante. Preso, buon appetito.